Sta per partire un nuovo percorso politico, ecco, qual è l'obiettivo, quali sono le idee? Allora, l'obiettivo innanzitutto è quello di arrivare allo sbarramento del 4%, che per i piccoli partiti, piccoli gruppi è già un raggiungimento di un grande obiettivo. Però a parte questo, diciamo che l'obiettivo principale è quello di riuscire ad entrare in Europa e svolgere il ruolo di rappresentanza reale della cittadinanza e della popolazione italiana, nel senso di rappresentanza come rappresentare realmente gli interessi dei cittadini italiani, perché l'Europa è fatta da tantissimi stati che hanno differenze notevoli e sono evidenti. Quindi noi abbiamo l'intenzione di riportare una centralità sulla nostra nazione, rappresentando gli italiani, l'Italia intera, in tutti gli aspetti che necessitano, insomma, di interesse, e quindi arrivare a risollevare la nostra nazione, mettendo proprio al centro le necessità degli italiani e le richieste degli stessi, per poter dare maggiore serenità sia in termini lavorativi, sia in termini sociali, sia in termini economici, qualsiasi cosa possa riguardare una ricrescita, una rinascita totale della nostra nazione, che fino ad oggi è stata abbandonata da chi in realtà in Europa doveva rappresentarci. Una nuova avventura verso l'Europa. Sì, io sono Francesco Amodeo, sono un giornalista d'inchiesta e sono candidato in tutte le circoscrizioni, quindi la circoscrizione meridionale, ma anche la centrale, nord-est e nord-ovest. Con questa lista composita, così si chiama, una lista fatta da 18 simboli diversi, qualcosa che meraviglia un po' soprattutto i membri della politica tradizionale, perché non sono abituati ad un simbolo politico che rappresenta tutte le realtà italiane. Questo simbolo rappresenta l'Italia in tutto per tutto, l'Italia che è formata da agricoltori, da pescatori, da pensionati, da ambulanti, e da chi difende la famiglia, da chi difende il nord, da chi difende gli interessi del sud. Questa è l'Italia, per la prima volta cristallizzata in un simbolo politico. Noi siamo abituati purtroppo a dei partiti che rappresentano una singola segreteria di partito e quindi gli interessi semplicemente del leader o comunque di quella specifica parte politica. Per la prima volta invece si portano gli interessi di tutti gli italiani in una lista elettorale per liberare il nostro paese da quelli che sono i membri di quello che io definisco il cartello finanziario internazionale, perché abbiamo avuto in questi anni tutta una serie di politici che sono sudditi di quello che io definisco il cartello della finanza internazionale, tant'è vero che lo slogan personale mio è mai più sudditi. Cosa è mancato finora in Europa? Qual è la prima battaglia che si porterà avanti, ecco, nel caso si venisse eletti? La prima battaglia è quella di mettere insieme tutte le categorie vessate dai vincoli dei trattati europei. Io, per esempio, personalmente ci sono riuscito attraverso questo simbolo che ho costituito io, noi agricoltori e pescatori, dove ho messo insieme tutti gli agricoltori e pescatori che sono stati tra i protagonisti della rivolta dei trattori degli ultimi mesi, sono riusciti a federarli e portarli per la prima volta in un simbolo politico. Era dal 1920 che non esisteva un partito dedicato agli agricoltori, ma ci sono anche gli ambulanti, ci sono anche i rappresentanti delle microimprese. Quindi la prima cosa da fare in Europa sicuramente è mettere insieme tutte quelle categorie che all'interno di questa Europa non possono sopravvivere.